buonasera a tutti, grazie di essere venuti anche stavolta così numerosi. In realtà questo è il momento vostro, noi siamo qui solo per servizio, è il momento in cui portate a compimento un percorso vostro di formazione. Tra l'altro rispetto all'anno scorso c'è un motivo di vanto in più, è il fatto che siamo riusciti ad allargare la rosa delle nostre iniziative anche a campi inesplorati, se vogliamo dire così. Campi che hanno travalicato il solito ambito informatico e sono arrivati a campi più generalisti, vogliamo dire così, ma non per questo meno interessanti, anzi. Quest'anno infatti ci siamo allargati a settori importanti come quello per esempio della comunicazione, grazie anche all'apporto di colleghi giornalisti che sono stati fondamentali nel nostro percorso, e abbiamo inaugurato anche un nuovo sentiero che è quello che stiamo portando avanti insieme al centro di impiego e alla provincia, che riguarda i corsi di serie di web. Questo è un corso che si è concluso proprio di recente e abbiamo con piacere riscontrato che è stato particolarmente gradito, quindi anche lui un grazie a tutti quelli che hanno oggi si compie questo percorso e come sempre succede, per molti non è nemmeno la prima volta, quindi già lo conoscono, per altri è la prima volta, ci fa piacere celebrare il vostro risultato, il vostro successo, appunto ritrovandosi tutti insieme e consegnando un piccolo attestato. È una piccola cosa, ma credo che sia per voi comunque un valore il fatto che vi venga riconosciuto pubblicamente, per noi è un piacere. Visto che sono tutte scommesse che noi facciamo tra virgolette al buio e poi invece abbiamo il riscontro, ci fa piacere essere noi a consegnarveli, perché è un riconoscimento reciproco, voi di aver conseguito un risultato formativo importante, e per noi di essere riusciti forse a darvi uno strumento utile anche nella vostra vita. Quindi procediamo, appunto fa in cerimoniere. Sì, volevo dire solo una parola, è che di solito organizziamo questa cerimonia il terzo anno di fila che lo facciamo, ma non tanto la voglia di dare l'attestato, un foglio di carta, ma ci fa piacere un po' ritrovarsi tutti insieme, visto che abbiamo fatto un sacco di corsi tutto l'anno, iniziamo a dare gli attestati da Linux Day 2012, insomma tutti gli eventi abbiamo fatto da ottobre 2012. Ecco, un giorno per ritrovarsi, per vedere un po' tutte le attività che abbiamo fatto, anzi se avete dei consigli da darci per nuovi corsi, se qualcuno di voi vuole collaborare con la nostra associazione o con queste iniziative che organizza il Comune, insomma ben volentieri, noi siamo qui apposta. Cercheremo di fare velocemente, abbiamo una confusione tremenda tra tutti questi fogli, se qualcuno, qualche nome non viene chiamato, poi insomma ce lo dite, abbiamo puntellate di attestati e coincidono univocamente ogni persona ha fatto un conto, anzi univocamente, perciò insomma siamo sicuri di aver svolto del bene il nostro lavoro. Vogliamo iniziare a dare due attestati, prima di tutto, per un progetto che è stato seguito un po' di tempo fa, più di un anno fa. Il progetto si chiama willmap.org e è un progetto che si basa sul lavoro iniziale fatto da un'associazione in Germania. Questo progetto, per chi non lo conosce, serve per mappare su una cartina geografica, tra l'altro il libro è il progetto OpenStreetMap, i luoghi che sono a disposizione, possono essere frequentati da tutti, i luoghi delle varie città, ristoranti, locali, posti pubblici, posti privati, e vengono mappati con un sistema di semafori a seconda dell'accessibilità che hanno per chi può accedere sulla sedia a rotelle, ma anche per esempio per chi può accedere con la carrozzina, con il bambino, insomma tutti quelli che devono accedere in un posto dove c'è una mobilità limitata da parte delle persone che accedono. E noi abbiamo ospitato, appunto questo più di un anno fa, una ragazza che faceva, che si chiama Tania, che faceva uno stage perché si stava per laureare all'Università di Siena, e volevamo fare un progetto e abbiamo contattato Lorella Rocconi, che ci ha fatto conoscere questo progetto che è WillMap, e abbiamo collaborato per la versione italiana. Tra l'altro è stato un successo tale, ma una cosa incredibile, che dove siamo andati, io e l'assessore, ma a qualunque tipo di convegno, conferenza, tutti ci hanno chiesto sempre di raccontare questo progetto, di fare promozione, di far vedere i luoghi che erano stati mappati in Italia, e ci hanno sempre fatto complimenti. Tra l'altro, e niente, allora continua l'assessore. No, volevo ringraziare in via ufficiale sia Lorella che Tania, perché non solo
sono stati veramente le anime propulsive di questo progetto e senza di loro non l'avremmo fatto, ma ci ha consentito, e questo visto che loro non erano presenti vorrei condividerlo ora con loro, ci ha consentito di avere importantissimi riconoscimenti, al punto che grazie anche a questo progetto siamo stati premiati nell'ambito di Smau Roma, che è, come sapete, una delle, anzi forse la principale manifestazione italiana per quanto riguarda l'innovazione, e il comune di Grosseto ha ricevuto non uno ma ben due premi anche grazie al progetto Wilmetto. Quindi ci tenevo a dirlo io, perché è a nome del comune che voglio ringraziare sia Tania che Lorella, che sono state veramente fantastiche in questo progetto. E anche quest'anno ci sono stati moltissimi ragazzi che hanno partecipato a questa attività con un grandissimo successo, e quindi li vorrei chiamare uno per uno, se non sono presenti. Allora, Carlotta Steri, Grazie.
importantissimi, ne organizziamo appunto durante l'anno il Youth Day, quindi hanno partecipato tantissime persone, soprattutto tante scuole, e ci saranno dei professori a prendere il lavoro dei ragazzi, rappresentanza delle varie persone che hanno partecipato, e tra l'altro daremo degli attestati anche a coloro che hanno fatto la docenza di Youth Day, cioè che gratuitamente quel giorno, anche insomma, tutta la parte di preparazione precedente, si sono dedicati proprio al successo di questo evento. Quindi inizio a chiamare i docenti. Allora, uno è Andrea Pinucci. Grazie.
I Bianciardi. Thank you.
Pasquale Roschiamo al mandorlo freddo, lo vedo. Alessio Lombardelli, Laura Lubrani, Francesca Malvi, non la vedo, Maurizio Martellini, non la vedo, questi ovviamente no. Andrea Mucci, Cristiano Montemaggi, Federica Mancini, Pietro Misi, Annalisa David, Daniela De Rossi, non la vedo, Rosanna Del Pondito, Aldo Del Naia, Roberto Dragoni, Maria Elena Panucci, Fiorella Furianesi, Francesco Giorgi, l'avevo visto, vieni. Grazie.
niente come volontari, quindi va ancora apprezzato di più, oltre ad essere professionali va apprezzato ancora di più l'impegno. E il secondo corso è stato tenuto da Marco Verni. Marco sullo schermo. Allora, Luciano Baccetti, Fabio Nicosi,
C'è qualcuno che ha seguito il corso realizzare il sito web con Joomla e non ha chiamato perché questa persona non mi aveva dato la conferma, se no stiamo a chiamare. Sì, continuiamo. Ok, aspetta, adesso scelgo, se no stiamo a chiamare. Paolo Ferrini,
Fabio Pescini, Marco Petri, Simone Sine, Fabio Simoncelli, Andrea Giacomelli, Stefano Muzzi e Paolo Maggio. Procediamo. Allora iniziamo col corso a caccia di scoop perché mi stanno picchiando all'esterno, però ci sono i comandanti della polizia postale, quello mio guardiano, mi stanno minacciando, quindi vi prometto che facciamo a caccia di scoop e subito lo vuoi. Ok. Allora, i docenti sono stati Marco Verdi, Guido Fiorini, che ritirerà la testa Valeri, Gian Piero Valerza, ritirerà la testa Marco, Maria De Luca Lanciotti, Daniele Reali, c'è qualcuno che lo tira per Daniele che non abbiamo visto, neanche, quindi ci faremo gli angoli. Gianco D'Onofrio.
Laura Farinaceo. Silvia Fazzi, ho visto. Lorenzo Felicioni. Chiara Selloni. Giampaolo Fronzoni. Laura Gambardella. Adelmo Giannetti. Mauro Giovi, ho visto. Mauro Giovi. Emma Grisanti, Fabrizio Guidoni. Miriam Lamela, grazie a te. Rachele Maggio, Domitilla Marconi. Patrizia Mazzucchi, mi sa non l'ho vista. Lorenzo Migliorin. Chiara Melone, Luigi Montella Veduti, Silvia Mugnaini, Gabriele Livoni, Paola Maria Dorato. Edith Peruzzi, mi sembra di aver malissimo. Poi dopo Sabrina Pitti che ha partecipato anche a... Irene Piccolotti e poi Dario Sali Sant'Angelo. Schiaffino, Laura Luana Rodomonti, Dario Sant'Angelo ci aveva anche secondo Valentina Sisti, Gianluca Sposato,
poi Stefano Nicoli. Poi gli altri docenti del corso sono stati Marco Berni e Gian Piero Valenza. E gli altri per la scuola devo ritirare lo Sestini per l'istituto di istruzione superiore. Non so, di Lucretti forse mi è qualcuno che arriva più tardi, non so se magari è già arrivato. Allora io con gli come vi accennavo all'inizio, siamo particolarmente orgogliosi di questo progetto che stiamo portando avanti e che abbiamo, di cui abbiamo completamente concetto con il Centro per l'Impiego, quindi mi fa piacere consegnare personalmente i primi attestati di questo primo passaggio che c'è stato per quanto riguarda i nuovi mestieri del Veneto. Allora, cominciamo con Antonio Mondolini. Questo è un progetto che probabilmente proseguirà nel futuro e ci siamo molto orgogliosi. E l'altra persona a cui diamo addirittura tre attestati è Federica Vittato, no. Sì, gli attestati sono perché sono stati docenti del corso, ma più che altro per ringraziarli perché non è facilissimo di solito mettere su dei corsi dove partecipano più amministrazioni, più associazioni, eccetera. E senza il loro aiuto sicuramente non saremmo stati in grado di mettere su questo corso, che fra l'altro è stato un corso introduttivo su varie materie che riguardano i mestieri del momento. E già siamo d'accordo che darà origine a un corso più specialistico su una di queste materie. A fine corso a tutti i partecipanti abbiamo fatto scegliere qual era la materia che preferivano per fare un approfondimento, e quindi dopo l'estate faremo un corso più approfondito. Poi parlando con loro sembra che faremo anche dei corsi di base, quindi siamo proprio contentissimi, cioè almeno a nome dell'associazione, ma penso che anche dell'amministrazione. Andiamo agli altri tre docenti, poi per cui ci vediamo. Prego. Vai, Marco Berni, non lo faccio alzare un'altra volta, ma insomma, eccolo qua. Riccardo Bucci. E un ringraziamento particolare anche a Emanuele Bussi che l'ha invitato a venire per tirare questa testata di ringraziamento. Procediamo con gli attestati, Antonella Bellucci non la vedo, Laura Catanzaro se è nascosta non vada anche da me qua. Okay. Nicole Passalato, un nome a caso. Andrea Vitti, Riccardo Lunghi, ecco.
Giuliano. Ecco. Alessio Civilini, Annalisa Battaglucci Davide, Emanuele Bussi ora in qualità di allievo. Via all'inizio abbiamo chiamato qualcuno che non c'era, poi
tempo, dobbiamo considerare il conservatore. Come si chiama? Anche io. E allora inizio. Per quale corso era? Questo qui. L'avevo dato. Sì, 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 io l'avevo detto. E tu invece chi chiami? Zavanzo. Allora, già come Zavanzo? Scalesi. E Maria Ferrita. Ah,
Thank you.
Secondo me si è dato una cosa, è più